Il suo esordio, I Duellanti, gli valse subito un premio speciale della giuria al Festival di Cannes. Poi non si è più fermato, raccontando spesso nei suoi film una personale visione del futuro. Alien e Blade Runner su tutti. L'irlandese Ridley Scott compie oggi 80 anni e festeggia anche 40 anni di carriera. I suoi film hanno resistito al tempo e attraversato le generazioni, come è stato concesso a ben pochi altri registi. Basti ricordare anche Thelma e Louise nel 1991 e poi il grande successo con Il Gladiatore nel 2000, melodramma storico che vinse diversi Oscar. Black Hawk Down, 2001, tra I migliori war movie degli ultimi decenni. I suoi ammiratori apprezzano anche pellicole meno note ma significative. Black Rain, Pioggia Sporca del 1989, due agenti americani alle prese con la Yakuza giapponese. Oppure l'ottimo American Gangster del 2007, dove Scott contrappone a un Denzel Washington in versione malavitoso il suo attore feticcio, il poliziotto Russell Crowe. La sua ultima fatica è Tutti I Soldi del Mondo, girato a Roma, che racconta le vicende dei miliardari Getty e il rapimento di John Paul Getty III, avvenuto proprio a Roma nel 1973. Per I fan di Scott non resta che aspettare l'uscita in sala.